Il tuo profilo Instagram è apparentemente morto. Ogni cosa che pubblichi non funziona, magari anche da un po' di tempo che non pubblichi niente e questo sicuramente ti ha penalizzato. Devo riaprire un nuovo account o posso proseguire con quello che ho? E se posso proseguire, come devo fare? Lo vediamo insieme nel dettaglio all'interno di questo video. Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Arianna e in questo canale parlo di Instagram, social media e digital marketing. In questo video nel dettaglio vedremo insieme appunto come dar vita nuovamente a un profilo Instagram che apparentemente sembra morto perché non riceve più interazioni e chiaramente nessuno lo calcola più. Quindi entriamo subito nel vivo del video e vediamo insieme gli step che devi andare a fare per poter fare tutto questo al meglio. Presta attenzione perché ti darò 5 strategie e la quinta è anche quella più importante, ma se non metti in pratica tutte quelle prima, probabilmente non funzionerà. Quindi rimani fino alla fine di questo video. Il primo step fondamentale è quello di fare ricerca dei tuoi contenuti. Se infatti finora hai pubblicato contenuti che però non ti hanno portato alcun tipo di risultato, evidentemente è perché i contenuti non sono adatti al tipo di pubblico che hai. Quindi è necessario cercare di variare quanto più possibile tipologia di contenuto, in particolare per argomento o per stile. Quello che puoi andare a fare, che è una cosa che consiglio sempre anche a tutti i miei studenti all'interno di Instagram Business Academy o comunque anche all'interno di altri percorsi, è quello di fare una lista di 10-15 persone, competitor o comunque colleghi, quindi persone che sono all'interno del tuo stesso mercato, che stanno ottenendo o hanno ottenuto maggiori risultati rispetto ai tuoi. Per ciascuno di questi poi fai una lista di 5-10 contenuti Instagram Reel che sono andati meglio. In particolare poi per ciascuno di questi chiaramente contenuti devi andare a capire qual è il gancio che hanno utilizzato, qual è la call to action che hanno utilizzato, il numero di like che hanno ricevuto e li vai a inserire tutti all'interno di un documento in ordine. E ora ti voglio proprio far vedere l'analisi che faccio io tutti i mesi e che mi permette di avere tantissimi contenuti da analizzare e anche idee proprio da utilizzare. Allora, qui come vedi ci sono i nomi delle persone che ho selezionato, il loro handle Instagram, quindi il loro nome utente, e io ho qui tutti i video che sono andati meglio. Ora, qui ci sono due opzioni: o farlo in maniera organica, quindi o vai su ciascun profilo, vai nel Reel tab e vai a vedere quelli che sono i contenuti che hanno performato meglio in ordine di visualizzazione, oppure puoi utilizzare uno strumento che si chiama Viral Finder, che però è a pagamento. Vedete questo qua. Con questo strumento chiaramente potete invece velocizzare il processo perché lui basta che poi voi scriviate quello che è il nome utente del profilo che volete analizzare. Lui va già a fare tutta la ricerca, quindi ve li va a mettere in ordine da quello più gettonato, quindi quello che ha avuto più visualizzazioni, a quello con meno visualizzazioni. Quindi potete scegliere tranquillamente voi. Detto questo, io ho preso tutti i link, vedete, dei vari video, quelli che sono andati meglio per ciascun creator che ho selezionato, ciascun collega che ho selezionato, e poi mi sono andata a iscrivere per ciascun video il gancio che ha utilizzato. In questo modo ho anche idee di gancio da poter sfruttare, perché quando noi creiamo un contenuto, e ve ne ho parlato anche nell'ultimo video che ho fatto su come creare Instagram Reel virali, quando io creo un contenuto è chiaro che il gancio è una parte importantissima. Non dico che sia il 100% del nostro contenuto, ma fa l'80% del nostro contenuto, perché se io attiro l'attenzione fin dal primo momento è molto più probabile che le persone arriveranno fino alla fine e consumeranno tutto il mio contenuto, e il watch time per Instagram è importantissimo. Quindi vado a scrivermi tutti i miei ganci, vado a scrivere l'argomento di cui trattava, che può essere, non so, ricchezza, hashtag, dipende anche dalla nicchia in cui siamo. Vado a descrivere lo stile, quindi come aveva fatto il video, può essere per dire formato intervista, quindi andate a intervistare delle persone, oppure davanti alla videocamera parlando come sto facendo io adesso. Quindi vado a scrivere lo stile, il numero di like che ha ricevuto, e poi ho creato una sezione dove posso poi inserire se è utilizzabile o meno, se è da usare o se l'ho già usato, quindi magari un'idea che ho già riproposto simile sulla mia pagina. E questo lo vado a fare ogni 30 giorni sugli ultimi 30 giorni di contenuti pubblicati da queste persone. Questo mi permette di avere sempre un tot di idee da cui andare a tingere per creare i miei contenuti. Ovviamente poi questi contenuti li devi andare a personalizzare, a reinventare a modo tuo, perché non vogliamo diventare la copia di qualcun altro, ok? Però andare a prendere spunto da quanti più creator possibili sicuramente è un'ottima strategia, e tra l'altro segue perfettamente anche la filosofia che ho trovato all'interno di uno dei miei libri preferiti, che
vi consiglio, che si chiama Ruba come un artista, dove appunto quello che ci dice è questo: quando noi iniziamo nel nostro percorso è normale voler prendere spunto e copiare ci aiuta a diventare degli esperti a nostra volta, perché emulare quello che è il comportamento di qualcuno che stimiamo e apprezziamo ci permette poi nel tempo di trasformarci in un qualche modo in quella persona. Quindi copiare all'inizio, andare a vedere quello che fanno gli altri, è cosa buona e giusta, ma bisogna sempre farlo però con una strategia, con un'intenzione. Quindi per quello vi ho detto, andate a vedere 10-15 competitor e non prendete quello più bravo della vostra nicchia e guardate tutto quello che fa lui, perché in quel modo diventerete la brutta copia di quella persona. Se invece voi andate a prendere spunto da più artisti, quindi da più creator, imprenditori della vostra nicchia che sono più avanti, vi farete contaminare da più persone e questo vi aiuterà poi a creare la vostra personalità, perché prendi spunto dal contenuto 1, dal contenuto 2, dal contenuto 3, piano piano creerete tanti contenuti diversi tra di loro, sarete contaminati da tante personalità diverse tra di loro e riuscirete poi a creare la vostra personalità. E questo è il motivo per il quale dovete prendere spunto da più competitor e chiaramente poi trasformare tutto e dargli la vostra personalità. Il secondo step per riattivare un profilo Instagram che apparentemente sembra essere morto è quello di stabilire una quantità di contenuti che vogliamo pubblicare fissa a settimana e mantenerla con costanza nei prossimi 6-12 mesi. E questa lo so che può sembrare una sfida molto impegnativa, ma credimi, è l'unico modo per ottenere dei risultati efficaci. Una delle cose che Instagram, come in realtà una qualsiasi altra piattaforma social, premia maggiormente è la qualità del contenuto, ma soprattutto anche la costanza che noi abbiamo nel rimanere sulla piattaforma. Non devi pubblicare 3 volte al giorno come sento alcuni guru consigliare, questa è una strategia che non è sostenibile nel tempo, quindi io ti sconsiglio fortemente, ma quando devi riattivare un profilo morto devi cercare di pubblicare quanti più contenuti possibili nel più breve tempo possibile per avere una fase di testing. Quindi nei prossimi 30 giorni cerca di pubblicare tutti i giorni, questo ti permette di appunto riattivare l'algoritmo, far capire all'algoritmo che sei un profilo che ha scelto di riattivare, quindi rimettersi in gioco sulla piattaforma. Passato questo primo periodo di 30 giorni invece cerca di decidere una quantità di contenuti che vuoi portare avanti e portarla avanti con costanza per i prossimi 6-12 mesi. Quindi ad esempio io sono una fitness coach che ha pubblicato per un tot di mesi, poi ho fatto una pausa di 4-5 mesi e adesso il mio account non funziona più. Bene, per i primi 30 giorni vado a fare l'analisi che abbiamo appena visto insieme, a pubblicare quanti più contenuti, e dopo questi 30 giorni di pubblicazione vado a rimettermi a tavolino e analizzo i contenuti e poi decido con che costanza proseguire. Quindi per esempio potrei scegliere di pubblicare 3 volte a settimana, io ti consiglio almeno 3 volte, 4 o 5 sarebbe l'ottimale, però almeno 3 volte a settimana. 3 volte a settimana mi prendo l'impegno di pubblicare il lunedì, il mercoledì e il venerdì un nuovo contenuto. Ottimo, quindi devo pubblicare 3 contenuti a settimana per i prossimi 6-12 mesi e credimi che se lo farai i risultati arriveranno, però ti devi prendere la costanza e ti devi fare questa promessa, devi farlo. Se questo è un progetto che ti interessa davvero, se è un progetto in cui credi e se vuoi farlo crescere, devi avere la costanza di portarlo avanti, perché altrimenti nessuno lo farà crescere al posto tuo. Quindi stabilisci una quantità di contenuti da pubblicare e datti un tempo, ripeto, minimo 6 mesi. Ora, prima di passare al terzo step per sapere come riattivare il tuo profilo Instagram che apparentemente sembra morto, ti consiglio di iscriverti al mio webinar gratuito La Ruota della Crescita su Instagram. Trovi il link qui sotto in descrizione. È un webinar completamente gratuito nel quale ti spiegherò step by step come creare il tuo profilo Instagram, farlo crescere con una strategia vincente e monetizzarlo con successo trovando nuovi clienti costanti per la tua attività, il tuo prodotto o il tuo servizio. Quindi, se ancora non l'hai visto, mi raccomando, clicca nel link che trovi qui sotto nella descrizione e iscriviti subito. Ora passiamo invece al terzo step fondamentale per riattivare un profilo Instagram morto, che è quello di interagire quanto più possibile nei tuoi direct message e soprattutto all'interno dei tuoi contenuti. E questa è una parte fondamentale. Ogni volta che andrai a pubblicare un nuovo contenuto, cerca di creare delle interazioni fin dal primo momento. In particolare i primi 30 minuti sono quelli più importanti per l'algoritmo, quindi vai a interagire con le persone, fai domande per magari aprire conversazioni e allungare anche i commenti che ci sono all'interno del tuo profilo, oppure in DM cerca di creare delle conversazioni. Quando ti chiedono qualcosa le persone, vai, scendi in profondità, fai quante più domande loro possibili, soprattutto all'inizio.
servizio. Questa è una parte molto importante, perché più nutrirai le persone e più è probabile che queste continueranno a seguirti nel tempo e continueranno a interagire con i tuoi contenuti. Infatti più interazione hai con un determinato profilo, più Instagram mostrerà i tuoi contenuti, sia in termini di Instagram Reel e post, ma anche in termini di Instagram Stories, e ovviamente questa è una cosa che tu vuoi. Quindi mi raccomando, devi creare delle interazioni continue. Cerca anche proprio di crearle, queste conversazioni, magari facendo delle domande all'interno del tuo contenuto. Quindi la call to action finale potrebbe essere una domanda che incentivi la risposta delle persone all'interno dei commenti, oppure nelle tue Instagram Stories fai delle domande aperte, chiedi alle persone di mandarti un messaggio in direct per dirti la loro, aiutarti su qualcosa. Cerca di creare le conversazioni. Più aiuti e più incentivi, abitui le persone a interagire col tuo profilo, più è probabile che lo faranno, e ovviamente questo è efficace per te. Il quarto step per riattivare il tuo account apparentemente morto è quello di creare delle interazioni forzate, tra virgolette, all'interno del tuo profilo nei primi 30 minuti prima di pubblicare e nei 30 minuti successivi alla pubblicazione. Cosa intendo con questo? Intendo andare, per esempio, sui profili di alcune delle persone che già seguono la tua pagina e andare a creare delle interazioni. Può essere lasciare un like piuttosto che un commento, e fare la stessa cosa anche sul tuo feed Instagram. Quindi prenditi circa 20-30 minuti per andare a interagire con altri account. Questo creerà chiaramente una sorta di rimbalzo, quindi le persone, magari quelle che ti seguivano da un po' ma non ti vedevano più pubblicare, si ricorderanno del tuo profilo, verranno a vederti e magari interagiranno subito dopo la tua pubblicazione, mentre quelli che hai sul feed magari si incuriosiranno e a loro volta verranno a vedere il tuo profilo, andando poi a interagire con i contenuti che andrai a pubblicare. Questo ovviamente non è una cosa che devi fare all'infinito, ok? Tutte queste sono strategie che ti consiglio di fare soprattutto nel primo mese di riattivazione del tuo profilo, soprattutto se era un po' di tempo che non pubblicavi, quindi per riattivare quelli che sono gli account che magari non si ricordavano neanche di seguirti dal momento in cui tu hai smesso di pubblicare contenuti. Quindi fai questa cosa per riattivare le persone e avere la loro attenzione, per poi portarli sul tuo profilo e fare in modo che loro interagiscano chiaramente in maniera del tutto naturale. La quinta strategia, che come ti dicevo e ti anticipavo è la più importante, ma che devi applicare solo dopo aver applicato tutte le strategie che abbiamo visto fino a questo momento, è quella di inviare i tuoi contenuti a quante più persone possibile, soprattutto nei primi minuti post pubblicazione del contenuto. Questo perché te lo sto dicendo, una delle migliori strategie ad oggi, una delle cose che maggiormente valuta l'algoritmo ad oggi, sono gli share per view, quindi il numero di volte che il contenuto è stato inviato basato sul numero di visualizzazioni che ha ricevuto. Quindi per esempio, se il tuo contenuto ha ricevuto 1000 view e ha avuto 100 invii, chiaramente per l'algoritmo questo è molto importante. Cosa significa questo per te? Soprattutto nel momento in cui appunto il tuo profilo non sta ricevendo più interazioni perché hai smesso di pubblicare, perché hai subito una penalizzazione, qualsiasi cosa sia, tu hai bisogno di avere visibilità, e quindi è molto importante che il tuo contenuto riceva quante più condivisioni per visualizzazione, soprattutto nei primi minuti post pubblicazione. Per farlo, anche qui puoi forzarlo, e ci tengo a specificare anche in questo caso, non è una strategia che devi implementare e applicare per tutti i tuoi contenuti a venire, ma è una strategia che puoi utilizzare adesso per i tuoi X prossimi contenuti, soprattutto all'inizio, per far capire all'algoritmo che i tuoi contenuti hanno valore e che sono interessanti per le persone. Quindi cosa fare? Appena hai pubblicato il tuo contenuto, mandalo magari a amici, parenti, persone che sai che potrebbero anche essere interessate al contenuto o che ti sostengono, ok? Perché amano il tuo contenuto. Fai questa cosa nei primi 10 minuti e questo, credimi, ti darà un boost iniziale. Ovviamente dopo dipende anche dal valore che ha il tuo contenuto, per questo che ti dicevo, se tu non hai seguito i primi step, quest'ultimo step non serve assolutamente a nulla. Ma inviare i contenuti a persone che possono essere interessate aumenta chiaramente la possibilità che venga poi ricondiviso ancora con altre persone, e quindi che l'algoritmo lo valuti come importante. Un'altra condivisione che viene contata per dire l'interazione è l'invio nel gruppo broadcast, quindi se hai creato il tuo gruppo broadcast puoi inviarlo anche direttamente lì. Quindi cerca di inviare a quante più persone, gruppi possibili, il contenuto all'inizio senza risultare spam, ok?
soprattutto il primo contenuto che andrai a ripubblicare, per poter appunto avere questo boost iniziale. Bene, per questo contenuto su come riattivare il tuo profilo Instagram se era semi-morto è tutto. Fammi sapere che cosa ne pensi e se utilizzerai queste 5 strategie per riattivare il tuo profilo Instagram, ma soprattutto fammi sapere anche come va. Ti aspetto qui sotto nei commenti. Ricorda poi di iscriverti al mio canale e accendere la campanellina se ancora non l'hai fatto. E noi ovviamente ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video. Ciao!